Sono 140 ettari di terreno, cioè stiamo parlando di milioni di metri quadrati, insomma è il parco più grande d'Italia e chiaramente è tutto a castagneto, a selva, e la potatura è fondamentale ed è importante perché i castagni stanno morendo. Sottoscritto questa mattina un accordo di collaborazione fra il Comune di Napoli e l'ente regionale del Parco delle Colline di Napoli per la riapertura del parco urbano dei Camaldoli. Sono previsti interventi di recupero, manutenzione, potatura e il ripristino delle passeggiate. Un patrimonio naturalistico della nostra città, circa 140 ettari nel cuore di Napoli, che con la stipula di questo accordo andranno ad essere gestiti attraverso la SMA Campania, quindi a valere su una partecipata della Regione Campania, che attraverso il coordinamento dell'ente parco si curerà di mantenere il verde. Il Comune destina al progetto una somma di 1.800.000 euro, mentre il Parco delle Colline di Napoli fornirà lavori per un costo di 400.000 euro. L'accordo ha la durata di un anno e potrà essere rinnovato. È una giornata storica, voglio ricordare e condividere con i vari consiglieri che in questi anni si sono abbattuti affinché arrivassimo a questo punto, a partire anche, dal ruolo che ha svolto la Commissione dell'Area al Verde. È un protocollo che prevede attività manutentiva all'interno di una delle aree verdi più belle della nostra città, in attesa chiaramente che parte il progetto di riqualificazione del Parco dei Camaldoli. Si procederà subito affidando a due agronomi il compito di fare perizie di stabilità, verificare le condizioni di sicurezza delle alberature, soprattutto lungo i percorsi, lungo le camminate, e poi si procederà con gli interventi proprio operativi delle squadre di SMA Campania. Quindi ad oggi non abbiamo ancora contezza del lavoro che ci sarà da fare. Speriamo comunque che per la primavera il parco possa essere nuovamente a disposizione dei cittadini.